Noi cerchiamo di non chiuderci nell'idea di una specie di arca di Noè, no? Dentro la quale tutto, supponiamo, funziona, dovrebbe funzionare bene, e però poi abbandonata sui flutti invece di una realtà che non ci riguarda. Noi cerchiamo di essere piuttosto dei laboratori rivolti anche verso l'esterno, cioè verso realtà che possono anche non essere di montagna. Mountain Wilderness, adesso questa ha fatto un'evoluzione importante, nasce come un'associazione di alpinisti ambientalisti, è diventata un'associazione che si occupa della montagna in senso molto più ampio, consapevole del fatto che le montagne hanno radici nella pianura, hanno radici nel mare, diciamo, e che se uno non comincia a trasformare la mentalità della gente, della città, non si può pensare poi che cambino improvvisamente raggiungendo una certa quota. Già lo diceva Voltaire, contraddicendo Rousseau, che diceva magari forse che basta salire di quota per diventare più bravi, per diventare migliori. È stato il Club Alpino Accademico che nell'87, il 31 ottobre, 31 ottobre dell'87, al convegno a Biella, fece nascere praticamente Mountain Wilderness e le tesi di Biella che sostengono la nostra associazione. Naturalmente poi noi ci siamo trasformati, siamo diventati qualcosa di diverso, ma i legami con l'Accademico sono sempre rimasti molto stretti. L'Accademico ha finanziato molte delle nostre iniziative in Himalaya, cofinanziato molte delle nostre iniziative in Himalaya, anche l'ultima, questi corsi di alpinismo ecocompatibile che facciamo, che abbiamo fatto ancora ad agosto e settembre in Pakistan, sono stati finanziati in parte anche dall'Accademico. In questo caso Clean Climbing unisce un aspetto ambientalista più, diciamo, più classico, non lasciare tracce del proprio passaggio, a un aspetto invece etico di un alpinismo che ricerca le radici dell'avventura, che si riscopre il passato con occhi, con uno sguardo nuovo. Per noi di Mountain Wilderness questo rappresenta in realtà un tassello di una strategia più ampia, di una visione più ampia, che è quella appunto di ritrovare l'autenticità del rapporto con la montagna. In un mondo che va sempre più verso l'inautenticità, l'autenticità che il rapporto con la montagna favorisce, propizia, è una ricchezza vera e propria, è la nostra ricchezza di alpinisti, di frequentatori della montagna, che non dobbiamo tenere per noi, ma dobbiamo cercare di diffondere anche al di fuori della montagna, proprio per un atteggiamento generale dell'uomo moderno nei confronti della natura. L'iniziativa di Clean Climbing non è un'iniziativa volta in qualche modo contro l'arrampicata moderna, contro l'utilizzazione di spinte, eccetera, è un'alternativa, cioè dire guardate, non c'è solo questo, c'è anche un altro approccio, che nel passato era in fondo obbligatorio perché non c'erano altri mezzi di salita, oggi diventa una scelta e dunque anche molto più interessante dal punto di vista etico. Uno può scegliere di fare un'arrampicata in falesia o anche in montagna utilizzando già vie abbondantemente spittate, cioè senza grossissimi rischi, oppure andare a cercarsi delle vie in cui diciamo, la difesa dal rischio, dalla caduta e così via, uno se la inventa lì per lì, trovando appunto le fessure adatte per mettere i dadi, frende, eccetera, senza lasciare poi tracce del proprio passaggio, o con pochissimi chiodi.